La storia di oggi è la storia di un ragazzo che è stato campione italiano di motocross, ha avuto un grave incidente stradale, è andato in coma e dopo il coma ha scelto di fare qualcosa per gli altri e questo qualcosa lo ha creato qua. La pista si chiama Olindo e c'è un motivo. Il motivo, cioè, è il nome di mio nonno, il mio carissimo nonno. Il 2007 è stato un anno fantastico, perché era un anno che ero al vertice del campionato italiano, al vertice del campionato Veneto, Triveneto. Poi siamo arrivati al 17 giugno 2007, ho fatto la gara del campionato Veneto. E purtroppo un incidente mi ha portato a fare un brutto coma, sono caduto. Mi ricordo questa cosa, che mi ero per terra, mi sono come staccato dal corpo e ho cominciato a alzarmi in volo. Alzandomi in volo mi vedevo dall'alto, vedevo la pista dall'alto e mi allontanavo e sentivo praticamente, tutto il momento ho sentito una voce che mi sembrava quella di mio nonno, che mi diceva va bene, stai qui e fai del bene, perché io gli dicevo non voglio, dove mi state portando, cosa state facendo, non voglio andare via da qua, devo fare ancora tante cose. E tutto momento andavo in alto, ho visto una luce bianca, uno scoppio forte, boom, uno scoppio fortissimo di luce bianca e da lì mi sono svegliato all'ospedale, non mi ricordo più niente. La voce era di mio nonno Olindo. Ecco, qui nella mia pista di Bovolenta si può venire a imparare, si può venire anche da zero, quindi per approcciare con la moto e quindi imparare le basi, imparare come si fa a curvare, come si fa a partire, come si fa a frenare. Perché un pilota che sa andare in moto deve anche sapersi fermare, quindi diamo la base di inizio per l'attività del motocross. Alle spalle la tua moto, Fabio, la tua con cui fai ancora delle gare. Sì, la mia moto che mi porta ancora a fare delle gare per essere sempre lì in gruppo con i miei piloti. Il mio obiettivo è proprio questo, quello di far crescere i piloti e farli arrivare dall'attività amatoriale, farli arrivare alle gare. Grazie da Bovolenta, buongiorno Mattino. Yes, lontani ma vicini, pugnetto.